Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la serie Ritorno alle origini. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, tutti voi iscritti e sostenitori. E naturalmente vi ricordo che se non vi siete ancora iscritti ai miei canali social, vi invito a farlo. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate questo ed altri link in cui, fra cui anche chiedo scusa, anche il link per acquistare giochi scontati e naturalmente il link per visitare il sito internet del nostro dell'azienda agricola I Piani Bio, che naturalmente io vi consiglio di acquistare perché acquisterete cibo biologico al 100% senza uso di pesticidi e cose che fanno male. E come sempre nostra abitudine, facciamo partire il nostro spot. Vai regia! Facciamo partire il nostro spot. Ecco qua. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esattamente, quindi se volete acquistare il vero cibo biologico al 100%, io vi consiglio di acquistare con fiducia direttamente dal nostro I Piani Bio. Allora, ragazzuoli, oggi andiamo avanti con la raccolta delle balle che abbiamo generato nel nostro ultimo episodio. Adesso però ovviamente farò anche i saluti in lingua inglese. Hi everyone, welcome to this video. As I say every time, first of all I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters and people that are following my social media channels. And if you are not the one, you will find in the video description a few links where you can find my social media channels and as well a link where you can buy the games with discounted up -70%, and you will find a link where you can buy the original and the genuine food by I Piani Bio. And so today we will go on working on our field. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Perfetto, abbiamo anche ripristinato il piccolo problema che abbiamo avuto prima. Allora, come anticipato appunto dal titolo, adesso andiamo ad acquistare il merlo e inizieremo a liberare un po' il campo che abbiamo trebbiato dalle balle di paglia. Se vi siete persi l'episodio precedente, naturalmente vi invito
ad andarlo a guardare, lo troverete nella playlist. Allora, detto questo, iniziamo a vedere un pochettino. Dunque, design. Allora, andiamo. Allora, lasciamo questo qui. Ok, poi configurazione ruote. Allora, ruote, questo che cosa cambia? Andiamo un po'. Aggancio posteriore. Abbiamo detto, ah sì, standard, aggancio posteriore. Ok, oggi investiamo un po' di più perché naturalmente poi quello che spendiamo adesso facciamo la spesa una volta e per sempre. And so I will spend a little bit more, but I will do my only one. Ok, salut à tous et bienvenue dans la vidéo. Et comme je fais d'habitude, je dis merci. Je vous remercie mes modérateurs, les modératrices du canal. Et naturellement, à vous tous que vous inscrivez au canal. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez trouver dans la description du vidéo le lien. Naturellement, vous allez trouver aussi le lien pour visiter et acheter les produits biologiques bio 100% chez Upiani Bio que je vous recommande d'acheter. Et voilà, merci. Et justement, mi ero scordato della situazione. Naturalmente, saluto e ringrazio come più o meno faccio sempre il gran maestro Jason, che saluto naturalmente e ringrazio ancora una volta, per chi non lo sapesse, per avermi suggerito di portare questa serie, riportare questa serie su Farming 22, perché per chi non lo sapesse, questa serie è nata su Farming 19 e quindi caro Jason, come sempre, grazie. Thank you so much. Allora, nel frattempo però devo recuperare anche il Turbo Star, quello lì del nostro ambasciatore Peppe 978, al quale naturalmente facciamo un grande applauso. E naturalmente vi ricordo che quando scaricate le mod, mi raccomando, date un bel voto alle mod. E approfitto anche per salutare e ringraziare anche Nick, che si scrive NYKK in numero 3, perché ragazzi ha creato diverse mod, ma io ultimamente sto apprezzando in particolar modo la sua mod, quella lì che praticamente converte la neve in acqua, e vi assicuro che è una mod geniale perché vi farà risparmiare un sacco di spese. E poi ovviamente voi andrete a generare con 90.000 litri di neve circa 500.000 litri d'acqua, mezzo milione di litri. E come direbbe Dodò, scusatemi se è poco. Quindi questa è una mod che vi consiglio, oltre naturalmente a provarle tutte le sue mod. Quindi quando andate nel mod hub, quando entrate nel mod hub, scrivete NYKK numero 3. Allora gli facciamo anche uno shootout, così il mitico così magari qualora qualcuno di voi non lo seguisse, io vi invito assolutamente a farlo perché è un bravissimo streamer, quindi fatelo, 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 perché è veramente una persona
Eccezionale. Ui, Moreno carissimo, buon pomeriggio a tua e bentornato nel canalozzo. Il mitico Moreno schietusi e tusi, che naturalmente amici ed amici, amici ed amiche, vi invito a seguire, ad iscrivervi nel suo canale, sia Twitch ma anche su YouTube. Iscrivetevi, attivate le notifiche, mi raccomando, perché chi non si iscrive nel canale del Morenoschi non beve e non fa la Moroschi. Ah, ecco qua. Allora, mi dice che devo aspettare ancora un pochettino per fare lo shootout, quello lì. Naturalmente, sono certo che voi, amici di Twitch, ma anche amici di YouTube, voi conosciate bene Nick. Comunque io ve lo consiglio, come anticipato prima, anche perché ha creato delle belle mod, oltre ad essere un bravissimo streamer e soprattutto molto molto umile. Naturalmente passate da Morino, e quando passate da Morino salutatelo da parte mia. Oh, via, abbiamo fatti i saluti qua. Mo' dobbiamo un attimino vedere che cosa dobbiamo fare. Allora, qua vedo che i pallet di lana sono sbucati, quindi mi sa che devo liberare la situazione qua. Vediamo se riusciamo a farlo a mano, altrimenti in alternativa ci toccherà un attimino. Però così ci ingastriamo. Scimmiastriamo sicuramente. Allora, qua un po' di erba la chiede. Mi sa che però, mi sa che questo non è proprio idoneo. Vediamo un po' se pizzica il trigger. O trigger. Naturalmente, amici di YouTube, anche amici di Twitch, vi invito anche a passare nel canale della Zappa Storta. La Zappa Storta. Kaiman underscore Lore. Passate anche dal mister Aie Aie Aleasso, che altro mi sto scordando, da Cirillo 1974, da Macho King 82. Insomma, come sempre vi invito a dare un'occhiatina alle informazioni del canale, per insomma, per farvi seguire un po' di canali consigliati dallo zio Dab, che naturalmente, oltre ad essere degli amici, sono anche delle bravissime persone, bravissimi streamers. Allora, ritorniamo un po' a noi. Morino, cosa hai pubblicato di bello oggi? Allora, ragazzi, oggi, cioè venerdì 10 febbraio, Morino ha pubblicato un video che si chiama Power Wash underscore in multiplayer, dopo tanto tempo, primo episodio. Quindi, ragazzuoli, andate subito a vedere questo bel videozzo che il nostro Morino ha pubblicato. Mi raccomando, spolliciate, commentate e condividete. Detto questo, cambiamo assetto al camion, mettiamo il cassone aperto e ecco qua, e iniziamo a spostare le balle. Caro Morino, non so se ci sei, ho fatto una grande spesa. Ho preso, anzi, ho acquistato il famosissimo Merlo, un nome, una garanzia. È la prima volta in assoluto, ragazzi, che da quando gioco a Farming acquisto il Merlo. L'ho visto a diversi amici utilizzarlo. Naturalmente l'ho visto anche utilizzare ad uno streamer, anzi a uno youtuber, che molti di voi conoscono, che è Azienda Agricola Le Rogaie, che ogni sabato
loro fanno uscire un video su YouTube che naturalmente saluto e vi invito a passare nel loro canale ad iscrivervi. Ecco qua, ho dovuto fare un reset veloce veloce perché purtroppo io che sono uno smanettone, ovviamente smanetto sempre quando oppla, non devo smanettare, e quindi ovviamente mi ha messo un po' in difficoltà. Allora avvicino, chiudi, ok. Allora io mo lo appoggio e quello dovrebbe metterlo a posto, giusto? Com'è che si apre? No, uomo, fa cadere tutto. Allora, com'è che si apre? Si è bloccato, è arrivato Morin e si è inghiodato. Allora vediamo un po' se riusciamo a sbloccarlo. Non è questo, questo alza e basso, questo allunga. Oh, ecco qua, si era bloccato. Moreno, Moreno, Moreno. E tuzzi, oh yes, oui. Ragazzoli, facciamo subito la liscia al carrozzo. Ecco qua. Ah, questo ce le posiziona direttamente lui da solo. Ok. Allora, Cincerozzo, facciamo un bello liscio carcarozzo. Mi raccomando. Ecco qui. Allora, ovviamente trinca trinca l'aria là, tricche fisse baccalà. Allora Pandozzo, dove sei? Sta là il Pandozzo. Grazie Morino, grazie per, perché il Pandozzo là, oppla, non gli piace fare l'idratazione. Allora abbiamo detto che sinistro, com'è? Tasto sinistro, così alla, ah ecco, verso destra all'arco, ok, verso sinistra stringe una lagatina, opla, azzi, già è passata, buono, ci siamo quasi. Cosa dobbiamo seminare su questo cambozzo, ragazzi, fatemi sapere. Caro Morino, devi sapere che è qualcosa di stupefacente il Turbo Star del mitico Peppe 978. Non so se hai notato, ma quando posizioni un oggetto sul cassone poi te lo riposiziona, è come se avesse una specie di autocaricante, o diciamo quantomeno ti fa risparmiare un sacco di tempo nel doverlo poi andare a riposizionare. Oppala. Solo che siccome quello è andato fuori dal cassone, quella balla lì ovviamente me la fa praticamente, me la rimane appesa là. Allora quindi vedete, wow, grande Peppe, vai giù qua. Qua dobbiamo fare veramente un bello chapeau al nostro Peppe 978, ragazzi, perché voi se ci pensate, no? Quanto tempo si perde a mettere un pallet, una balla sul cassone, e Peppe senza volere, ragazzi, ci è venuto molto in aiuto giù. Quindi andate a scaricare anche nel mod hub ufficiale le mod di Peppe 978 insieme a quelle di Nick, che naturalmente adesso gli facciamo la presentazione, anche se naturalmente non ne ha bisogno, però io vi invito a seguirlo perché è un bravo streamer, oltre naturalmente all'amico Morino
che da qualche parte in boschetto, e naturalmente è un altro streamer, il Morenoschi. Oppla! Allora, allarga così, perfetto. Oggi facciamo un po' di real farming. Insomma, stiamo utilizzando questa perché mi sono detto non l'ho mai fatto in live, quindi liberiamo anche un bel campetto qua. Però a proposito, noi qua mi sa che dobbiamo creare un'altra struttura. E a proposito di merlo, ultimamente ho visto anche nel canale delle rocaie, nel canale YouTube, la sfida che hanno fatto i fratelli dell'azienda agricola delle rocaie con il merlo, a chi riusciva a essere più veloce nel caricare, a sovrapporre le balle. Io vi invito naturalmente ad andare a guardare il video, a cercarlo, perché è qualcosa di particolare, oltre ad essere anche divertente, insomma. E naturalmente salutiamo anche il nostro Giglio, che è uno dei titolari dell'azienda agricola Bio, i piani Bio, che come sempre abbiamo fatto, stiamo in maniera gratuita, lo dico, stiamo facendo un po' di pubblicità naturalmente, ma come dico sempre, se conoscete qualche azienda agricola, ovviamente acquistate a chilometri zero, mi raccomando. Allora, vediamo un po' se riusciamo a ribaltare. Oh, no. Vai, ok. Spazio esaurito, pallet, va bene. Va bene, una cosa alla volta. Mo, facciamo così. Mi sa che ci tocca andare a liberare lo spazio. Là. Parcheggiamo sul trail router a pioggia, ecco qua. Allora, non so, mi pare che non ne accetta altri di balle, quindi le balle in più ce le fa mettere sciolte, quindi le dobbiamo appoggiare noi l'una sull'altra. Ovviamente quando un pallet si ribalta, dobbiamo noi manualmente riposizionarlo, però ovviamente perde la posizione, quindi magari il grande Peppe 978 magari gli farò presente questa cosa, che diciamo il cassone non sempre, diciamo così, riesce a reggere. Però a essere sinceri ha fatto un grande lavoro. Allora, questo ovviamente dobbiamo posizionarlo noi, quindi prima di fare un macello andiamo a legare le balle qua. Allora, ecco qua, perfetto, almeno se si sposta qualcosa non facciamo un macello. Ah, la presa, aspetta. Allora il problema, ragazzi, il problema tra virgolette sono solo i pallet, che arriva da un certo numero di litri non li fa caricare più, diciamo, in automatico. O forse vediamo, ragazzi, che Dasburg ho sbagliato, e quindi le cose. Allora, Ganch, questa balla la dedichiamo a Moreno. Vai Moreno, sali sul trattore, anzi sali sul cassone. Sto merlo però. Grazie, grazie, thank you so much. Ecco qua, l'abbiamo carichetto. Allora, fermiamoci un attimo. Leghiamo. Ah, quindi adesso dobbiamo legare tutto da capo. Ecco qua. Allora, mo questi dove li vado a mettere? Bella domanda. Vabbè, intanto questi li posso anche, giusto, li vado a lasciare
nella situazione lì. Le Merlot du Satan. Allora, questo non accetta. Questo non accetta. Questo dovrebbe... lo devi scaricare a mano? Scarication. Ah, ok. Ah, perfetto, l'ha presa, ok. Le abbiamo sciolte, ottimo. Allora, però una cosa che vorrei fare... vorrei mettere una situazione per tenere le balle d'erba vicino alla stalletta delle mucche, perché ce l'ho qua buttate qua in mezzo, che però sinceramente non è che mi piace proprio tanto. E anche perché dà l'impressione, insomma, di non organizzazione. E ragazzoli, vi faccio vedere anche fra le altre cose che finalmente nell'azienda agricola per Bacco sono sbucate, finalmente sono cresciute anche le viti, quindi dovremo fare anche prossimamente un bel lavoretto di manutenzione per quel che riguarda la fertilizzazione. Allora, andiamo avanti nel frattempo. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Amore, là so dolore. Sono dolores de panza. Moreno 91. Oh, 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 oh. Moreno 91. Va ma il Moreno skin e tuzzi e tuzzi e tuzzi. Non l'ho agganciato bene. Allora, se lo devo far ribaltare, devo pizzicare così. Così. Ecco qua. Va là. Ok. Grazie, Wisebot. Mamma mia, come vuole il tempo. La miseria. Dopo mi devo andare a vedere il video di Moreno. Me lo devo andare a vedere. Andatevi a vedere il video. Guardate i video di Moreno. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notificozze, perché altrimenti non vi mangiate nemmeno le cozze. Quindi che cosa aspetti? Vai da Moreno. No, mannaggia. Ma fatti distrarre, Moreno. Fatti distrarre. Tutta colpa del Morenoschi. Vai Peppe, sei un grande, sei un mito Peppe. Peppe 978, vaiù, vaiù. Lasciate un bel voto sotto le mod del mitico Peppe 978, sotto a quelle del mitico Nick, e mi raccomando, vaiù. Mettete il massimo dei voti. Poi se trovate difficoltà, naturalmente, scrivete se c'hanno i social, gli sviluppatori, e fate presente. Oh. Oppla ragazzuoli, qua ci scatta l'applauso perché la balla si è mantenuta da sola in equilibrio. Attenzione, questo merlo è proprio un mago. Mago Merlino. Ha fatto la battuta lo zio Dab. A proposito di zio Dab, saluto Enrico Oleari, Marco Sfizietto, Ludovico Sardegna, Al Gaspari qua, che fatevi sentire ragazzi, non mi fate preoccupare, mi raccomando, fatemi soltanto sapere che è tutto a posto. Come ben vedete, amici ed amiche, io mi preoccupo anche per voi, quindi, perché diciamo che si instaura un rapporto, è come se fossimo una grande famiglia, una famiglia allargata. Allarga questo, giri, 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 hoppla, no, no, oh, mannaggia, c'era quasi riuscito, morì. Vai, 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 alza,
Via, grande mamma mia, vai giù. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciuno è fess. Ha capito? Vai giù, c'ha ragione Morino. A proposito, mi stavo scordando di salutare Fernbus 08 che ha aperto anche il nuovo canale Neo Fernbus. Saluto naturalmente un altro amico streamer. Voilà, ok, l'ho preso. Mo' fra poco vediamo un attimino di liberare il trigger. Anzi, facciamo così: concedetemi questa rosa poetica. Ci andiamo con l'autocaricandola, che ne escono parecchi di pallet di lana. E allora, vediamo se riusciamo a farla ribaltare. Questo è complicato. Vai, 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 vai. Ovviamente tutti sabato mattina escono i video dell'azienda agricola Le Rocaie, che ovviamente mi vado a guardare. Non mi pagano, ovviamente. Loro non sanno nemmeno che esisto. Comunque, se vi iscrivete a loro, mannaggia, se vi iscrivete nel loro canale, naturalmente ditegli che Dub Logistica 1 ha consigliato il loro canale. Meno andasse che Azienda Agricola Le Rocaie si chiama. Fatto pure un po' di manutenzione qua off camera, mi sono portato avanti un po' di cosucce. Ah, e quindi mi sono fatto, ho preparato un po' di erbette che poi ovviamente non ho, ok, non ho imballato, l'ho lasciato sciolto. Perché l'ho raccolta con la Ui, Gaia carissima, buon pomeriggio, Azzu, scusami Gaia, non ti ho proprio letto, mo' ho visto. Dal Pandoro con la Sambuca me ne sono mangiato mezzo e tra un po'. Ah, ottimo! La nostra Gaia, vi ricordo, che è un'altra amica streamer che vi invito ad andare a seguire nel suo canale, anche se ultimamente si è presa una piccola pausa, però andatela a trovare, mi raccomando, comportatevi bene, perché se vengo a sapere che avete fatto gli scostumati, poi dopo vi tiro le orecchie. Oh, ecco qua, abbiamo anche presentato la Gaia, la nostra mitica Gaia. Che lei è più famosa di Moreno e Tuzzo e Tuzzo. Se dite chi è, conosci Moreno, dici Moreno chi? Se invece dico conoscete Gaia, dico ma come la conosco a Gaia, la mitica streamer. Che fa, non prende? No, dai, non dirmi che il trigger sta più alto. Oh, aia, questo me lo fa posare. Vabbè, andiamo. Questo mo ci fa fare. Aspetta un momento, prima che rompiamo tutto qua. Allora, allacciamo le cinture di sicurezza, signore e signori. Allacciate sicurezza. Ah, l'ha incollato. Oh, Error 404. Andiamo bene, andiamo. Willa, grazie Morino. Oh, miseria, si sta ribaltando il camion. Mo.
facciamo oggi le comiche, vediamo un po'. E naturalmente salutiamo la mitica Chiaretta che ieri sera sono andato a salutare, perché era un sacco di tempo che non passavo da lei. Azza, sei ringastrata? Oh, dicevo che sono passato. Ah, sei ingastrata qua, sei ingastrata sulla fibbia. Anima della miseria. Ah, vabbè, dai, non ti preoccupare. Non preoccuparti, perché pensa che noi qua facciamo lo streaming con la fibra misto rame. Come direbbe Macho King, la fibra misto gesso. Macho King 82. Olè! Allora, vediamo se riusciamo a ribaltare. Dai. Su, su. Non fare arrabbiare Amorino e Gaia, perché altrimenti sono dolori di panza. E che Gaia si è mangiato il pandorozzo al rum e pera. Ti sei arrecreata, come si dice da queste parti. E per il merlo ip 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 urra. Naturalmente ip ip urra va anche e soprattutto al nostro ambasciatore di farming, che è Peppe978. Ecco qua, questo mo l'ha messo un po' di capaccio. Mi sa che questi li devo spostare da questo, perché li ha messi un po' scombinati. Allora, acchiappa, non ha acchiappato niente. Ok, perfetto. Allora, adesso io faccio così. Torno indietro, in teoria. Ok, sì, ma questo però ha esaurito i posti. Vediamo un po' se riusciamo a caricare un altro paio di cose qua. Wow, Moreno, questa è una sfida incredibile da portare su TikTok. Oh, Moreno, a proposito di TikTok, potresti lanciare una sfida per gli amici. Anzi, quasi facci. Allora, adesso faccio una clip per gli amici di TikTok. Amici ed amiche di TikTok, nomino Moreno per fare la sfida di raccogli balle sul campo con l'attrezzo merlo, le balle di paglia, di erba, eccetera eccetera, dovranno essere disposte come queste qui e dovranno essere ribaltate con l'ausilio di una palla caricatrice, come si chiama, queste qua dovranno essere ribaltate e messe sul cassone. Ecco qua, ho fatto pure la clip, così voi, caro Moreno, appena vedi sta clip io ti taggo e tu ovviamente a tua volta devi taggare qualcun altro che sai che gioca a farming. No, mettiamo, poi ci metto qualche altro spezzone, faccio un po' di editage. Allora, questo mo lo carica? Eh sì, Gaia, poi con una linea più... più stabile, sicuramente puoi fare una live appunto più stabile anche con una cosa. Ok, Moreno, vai tranquillo, portaci anche a noi un bel caffè patacca e caffè che specchia. Oppa, ecco qua, vai Moreno, voglio vedere se sei capace di fare quello che ho fatto io adesso con la sola imposizione della forca. Oppa, ti faccio gioco, vai Moreno, vai Moreno, 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 e tuzzi, dov'hai? Ah,
A proposito però, ora che ci penso, sto pensando che dovrei mettere un deposito. Oh, che ha fatto? L'ha attaccato. Agganciato, no. Ecco qua, vediamo un po' se riusciamo. Spingere, no, si è incollato. Ok, Singolation. Caffè patacca, il caffè che spacca. Allora, mo devo andare a liberare anche i pallet questi qua delle pecorozze. The pecorozze and pallet. Ora ci prendiamo l'autocarication. Voilà. Allora, vediamo un attimo. Ovviamente le pecorozze. Ah, fammi vedere se gli animalozzi hanno bisogno di qualcosa. Let's check if our animal they needs something. Allora, my allozzi a posten. Kalinen, si deve abbocare, kvara scheglia, kva mi sembra tutto a posto, ja, kvara scheglia, ok, così, ben, tozzi fan. Dai la cera, togli la cera. Ma sai che ti dico che quasi quasi ci vado con il carrellozzo. Ci vado con il mulettozzo qua. Yes. Ja, wunderbar. Wunderbar. Allora, questo lo mettiamo. Lo mettiamo qui. Anzi, lo mettiamo qui dietro. Vediamo un po' se riusciamo a fare. A caricare senza fare danni qua. E per Gaia, ippi, urra! E per Morenoschi e tutti, ippi, urra! Azzum. Ma non si fa prima. Io solitamente il time break lo devo fare prima delle 17, ovvero per quelli che parlano bello prima della jingu, altrimenti beh, forse tu riesci a reposition tranquillamente di notte. Io no, io se non se dormo, se faccio pennichella troppo tardi, perdo sonno e fantasia. Dici cancella sta compagna vostra, caccio perduto sonno e fantasia. Poi, pecorella, scusami, pecore, ha detto che c'è, devo schiattare un poco. Grazie, oppla, no, mi sa che sto facendo, faccio solo dannozzi. Ti piace dannozzi? Ecco qua, facciamo, diciamo così, va. Ovviamente non facciamo i macellozzi che voi nemmeno immaginate. Andiamo. Non sono un mulettista e mi sa che non possiamo nemmeno utilizzare il metodo Mister Aiea, che naturalmente saluto. E Mister Aiea, per chi non lo sapesse, è Aleasso. Aiea, che naturalmente vi invito ad andare nel suo canale YouTube e Twitch ad iscrivervi, e se non l'avete ancora fatto fatelo, guaglioni, perché vi divertirete. Scusa, ma io
i Pallet. Il mio nome è Alessandro Power Super Tech. Grazie Morino, thank you so much. Sì, naturalmente, voglio. Passate nel suo canalozzo e quando vi iscrivete, naturalmente, scrivete che lo zio Dab vi ha consigliato il suo canalozzo. Allora, però aspetta un momento, devo fare anche una bella sbattutella di mani al nostro Morino, sembra bello pronto. Allora, gli facciamo anche uno shootout, così magari... lo andate a seguire. Dopo domani invece. Ah, si dice, ma cara Gaia, voi donne maturate, diventate ancora più belle. Mica siete come noi uomini qua che, insomma, diventiamo come la frutta. Acquistate sempre più charme, fascino, come dicono quelli che parlano proto bello. Hai capito, ragazzuoli? Fra un paio di giorni la nostra Gaia fa il suo giro di boa. Voilà! Ci facciamo una bella sbattutella di mani alla nostra mitica Gaia. Vediamo un po' se riusciamo a girare il pallette. Oppla, Juni, comunque devo essere sincero, mi garba ancora di più il 19038 del mitico, che saluto Miticaccio, ma saluto anche il mitico nostro Peppe978, che ci ha fatto una mod veramente, ragazzuoli, anche per voi che state su console ne potete giovare. Giova, conoscete un certo Giovanni, voilà, forse ci entra un altro pallet. Ovviamente ringrazio Salvo Farmer Official per avermi consigliato la mod di questo muletto, che naturalmente ci permette di poter anche caricare più di un pallet col metodo Mister Aiea, e che purtroppo non sempre uno ci riesce, e quello di Mister Aiea effettivamente è molto molto comodo. Anche quello del nostro, anzi questo caso quasi lo lascio proprio qua dentro. Che dite ragazzi, devo acquistarlo un altro mulettino per le pecorozze qua? Che sta mai che lo porto un altro dove mi serve, cioè là. Nel frattempo, allora queste qua mo, allora vediamo un attimo come siamo messi con le produzioni. Allora, queste le vorrei portare alla filanda. Allora, filanda, dove sta? La filanda, eccolo qua. Allora, lana scarseggia. Ok, allora queste mo le portiamo. Ecco qua, ragazzi, vi faccio vedere solo. Questo è per crossplay, anche per console. Ovviamente
Se non avete capito di cosa stiamo parlando del 19048 di Peppe 978, che lo trovate naturalmente nel modab ufficiale. E cara Gaia, tutti quanti prima o poi facciamo i conti con la forza di gravità. Sale, sale, e non fa male. Comunque sì, effettivamente. Diciamo che un po' tutti quanti ci ammorbidiamo, va? Mitica Gaia, ragazzi. Andatevi ad iscrivervi nel suo canale, mi raccomando. Fate i bravi, non fate gli scostumati. Perché Gaia ve ne dice anche 4, 5, 45 e vi fa fare le figuracce. Dai, dai, e tuz e tuz. Allora, non devo passare sul trigger perché altrimenti questo è il silos, si mangia la lana, già lo so. E non la tira più fuori. Perso pure un po' di farina. La farinozza in morino. Ragazzi, op, 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 op. Fai una manovra più spericolata. Oppala. Gin 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 gin. C'ho un sacco di tort qua, mi devo attrezzare un po' per creare un'area un po' più decente. Gigin, gigin. Ok, vediamo un po' se possiamo control maiuscolo R. Ok, allora ho capito. WhatsApp, ok, tutto a posto, vedi, tutto a posto. Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Spero lo stesso di te. Andiamo a fare un po' di manutenzione a vigneti. Poi off camera mi finisco di raccogliere un po' di cose. Ah, aspetta però, prima di fare questo devo creare un piccolo deposito per le balle di erba. Eh sì, già. Yeah. E per Gaia, pip pip pip, urra! Allora, vediamo un po' dove potrei posizionarlo. Il trigger. Allora, c'erano delle mod piccoline che ci fanno raccogliere le ballette, però qua mi sa che forse me le devo in posizione da qualche parte qua, forse qua. Allora, vediamo un po'. Allora silos e ampliamento, se non mi sbaglio. Vediamo un po' se sta qua. Non è questa, era una cosa piccolina piccolina che forse Morino già l'ha utilizzato. A tutti casca qualcosa. Scende sempre qualcosina. Allora, ah no, questi sono i silos container. Vediamo un po'. Hanno aggiornato questo. Vediamo se attrezzi. Attrezzi. No, non essere attrezzi. No. Gaia, poi fammi sapere quando è che. Tu adesso devi fare la teoria, giusto? Alla scuola guida. 5 milioni di litri? No. Ma lo sta.
Questi sono grandi. Allora, questi no. Allora, questi su, storage. Questo che mi è scappato da sotto all'ojo. Lo vego. Oh, capannone. Questi sono... Ah, eccolo qua. Capannone. Allora, questo... Sheet pallet, ok, quindi questo qua c'ha la funzione 30 pezzi, interessante. Come e dove potrei posizionarlo? Allora, questo è uno, ma io mi ricordo di averne preso un altro, però se n'è pas possible. Ah, primo di aprile, pesce d'aprile. Ci fare lo scherzetto allora. Mi raccomando, impegnati, perché se ti impegni, eccoli qua, se ti impegni ovviamente i problemi non c'è nessuno. Allora, 125, questo dice uno slot, ok, questi due slot. Qua questo mi sembra un po' più combattuto, combission. Allora, questo mi sembra... Ah no, queste balle quadrate, queste balle tonde, ok. Quindi dobbiamo trovare... Mo facciamo un maciao. Allora, facciamo così. Poi ci riadattiamo meglio. Vediamo un po' se possiamo metterlo altrove. Ma io quasi però. No, là è sprecato. Allora, questo fa sicuramente danni. Allora, cambia colore. Ah, vediamo un po'. Così non mi piace. Prendiamo il bianco. Verde si mimetizza nell'oscurità, e l'uomo pipistrello e sbatleman. Però quasi io metterei un poco più, pianicerei, metterei già un po' a livello multimediale, sperando di non aver fatto un tallo. Vediamo un po' dov'è. Beh, diciamo che piazziamoci un po' questo sopra e poi vediamo di aggiustare la situazione. Moreno. Mamma mia, ma è enorme questo. C'è la miseria. Moreno. E Tuzzi non deve mancare. Moreno. E Tuzzi Alem. Ah, mi sarei aspettato un danno maggiore, invece, devo essere sincero. È stato ridotto. Quindi noi ci diamo una spennellatina, schmussatinen. Morinen, nel dubbio cipolla ali. Morino, e tuzzi ali. Forse ci sono riuscito a smussare meglio benino qui. Vediamo un po'. Beh, come dicono gli amici di Bari. E salutiamo Nicola di Bari. Saluto tutti gli amici e le amiche di Bari, ma anche di Fujun. Salentini, dello Salento, ma pure l'amici e l'amiche
tarantine. Beh, diciamo che ha già parlato un po' la situazione, però qua attorno mi sa che devo mettere la ghiaia. Allora, vernissage. Moreno ale. Allora, vediamo. E qua vediamo tutte le imperfezioni che dobbiamo ridurre al minimo. Allora, qua questa è una zona che sicuramente sarà impossibile da lavoration. Vediamo un po'. Beh, manca ancora una smussatina. Smussatinen. Ovviamente là non lo fa fare, perché ecco qua, abbiamo fatto la spianata Gaia. Vuoi vedere le cose belle? Vai nella spianata Gaia e ti farà morire dalle risate. Vai da Gaia e anche tu potrai dire: "Wow, Gaia, mi hai fatto scombisciare dalle risate. Applausi." Ah no, come l'ho detto. Allora, ti non sono disponibili. Tipo di contenitore. Non sono disponibili. Magica. Aspetta, fammi avvicinare. Vediamo un po'. Allora, se adesso premessi ti tipo contenitore di balle, ok. Modo autoballe disabilità, control maiuscolo sinistro ed R. Vediamo un po'. Ah, questo allora forse ho capito, ragazzi, di cosa stiamo parlando. Universal, mi sa di sì. Ok, credo di aver capito. Ora ho capito. Grande Peppe. Trigger, allora scarica, control E. No, la scarica. No, ma succede in macello. Ma succede in macello. Scarica qui, no. Qua succede in macellozzo. Erba non accettata qui, no, non mi dire questo. Nine. Vabbè. Vediamo se riusciamo a scaricare un po' di Erbozen qui. Altrimenti dobbiamo trovare un escamotage. Che peccato, non accetta le Erbozen. 35.000 litri. Ah, ora ragazzi, ora sto capendo. Cioè, praticamente voi potete scaricare il contenuto pari alla capienza massima del mezzo. In questo caso il mezzo non può caricare più di 35.000 litri, quindi giustamente lui non accetta più di 35.000 litri di materiale. Che se nel frattempo non ho capito perché non cadono. Come vedi? Scaricate. E un po'. Scarico. Arresta scaricamento. Lato sinistro. No, non ho capito. Ah, ok. Vai. Scarica. Scarica i shon, vai, poi me lo sistemo con il palozen, con la palen, pelinen, paloten.
Ok, control I. Ok, comunque ragazzi, interessante. Allora facciamo così, visto che è così, andiamo a fare la manutenzione sul vigneto. Vai. Si è bloccato. Allora però prima di fare questo andiamo a posizionare sotto il capannone qua, poi off camera mi rimuovo un po' tutte le baluzzen. Quindi sì, direi che è un'ottima cosa. Good thing, my friend Moreno, la salutiamo la nostra Gaia, naturalmente amici ed amiche che non siete ancora iscritti al canale, che fatelo mi raccomando. E se avete i punti canale potete riscattare un bel Alicia Gargarozzo, che adesso mi vado a fare in automatico. Thank you so much, my friends. Oh, allora, ci facciamo un paio di situazioni. Allora, il trattoriello sta là. Sì, l'attrezzino già ce l'ho acquistato? O l'ho noleggiato? Mi sa che l'ho noleggiato. E infatti. Allora, quindi acquistiamo. Facciamo così. Ce lo facciamo mandare direttamente qua. Allora, qual era? Mi sono già dimenticato. Allora, questa è la triscia. Mettiamo a front attack così. Ui, Marco carissimo, buonasera. Nemmeno, ce l'ho già il coso dietro, ok. Nemmeno 10 minuti fa, un quarto d'ora fa, ti ho nominato. Carissimo Marco, buon pomeriggio a te, buonasera, e come sempre thank you thank you to be here, welcome my friend. Oui, my friend, how are you? Mi dico Marco Svizietto, un nome e una garanzia. Da Marco Svizietto trovi tutte le marche più prestigiose di elettrodomestici. Welcome back, my friend. Compratevi gelatozzi dal nostro mitico Marco Svizietto. E tuzzo, yes, oh yes. Oh yes. Marco Svizietto, Ali. Ali. Control V. Ecco qui, control B. Ah, giusto, perché questo qui. Mi sa che ho l'uno o l'altro. Ok, ho capito. Questo l'ho. La dobbiamo vendere perché non è proprio utilissimo per quello che ci devo fare, almeno qua. Allora, qua mi pare che ci abbiamo fatto, sì. Dobbiamo andare nell'altro vigneto, quello alla nostra sinistra, e dobbiamo fare una bella strusciata. Sì, perché qua abbiamo fatto off camera, ho fatto il trabajo. Ah, Euro Truck Simulator 2, mi Marco Svizietto. Ma come che dici? A me, ha detto la lascia. Me, Marco, mitico Marco Svizietto, vai giù. Grande Marco Svizietto. E ti fai il servizietto,
Da Marco Sfizietto trovi le migliori marche, fra cui www e tu e da. Cosa aspetti? Vai da Marco Sfizietto e ti fai il servizietto. Grande Marco. Mamma mia, Marco, che pazienza che c'hai con me. Oppala, per bacco. Qua mi sa che... mi sa che l'erbetta è cresciuta sulla ghiaia. Vediamo un po' se all'interno gratta qualcosina. Marco Sfizietto lì, Marco Sfizietto lì, e tuzzo e tuzzo, yes. chissà, può darsi pure che esce l'ispirazione. E adesso c'è Morino. Oh, ma che è? Se non mi rimuove niente. Sono andato da Marco Sfizietto. Questo non mi fa fare più niente. Boh. I don't such. Non mi fa fare. Non. Babbo. Niente, non mi fa fare una merita volata. E qua, ma almeno a tagliare l'erbet ma fa tagliare. Allora qua dobbiamo dire con la trinche. La cincia, questa è una reggiatura. Arreggiatore, la, Marco Sfizietto, la, Marco Sfizietto. E ti fai servizio tu. Perdonami Marco. Non farci caso oggi. Oggi è un po' così. Siamo un po' allegretti. Di naturale. Naturale. Allora, cingiatrice. Cingiatrice. Accingiare. Vediamo un po' se ci va bene. Allora, un metro e mezzo, 2 metri troppo largo, quindi facciamo così. Facciamo così. Lo noleggiamo, perché non so se mi funziona. Almeno così. Almeno così, se non va bene, lo ritorniamo indietro lo, e quindi lo non sprechiamo soldi inutilmente. Marco Sfizietto, la, Marco Sfizietto, la, Marco Sfizietto. Ale, sta funzionando la trincia, hai capito? Grande Marco, grazie per avermi fatto pensare alla trincia. Quindi quando è cresciuto si trincia. Ok, questo non lo sapevo. Bravo anche al nostro Morino, e bravo anche la nostra Gaia, ragazzi. Mi avete fatto venire a pensare cose qua che non ci sarei proprio pensati. Oppala! Nello scorso episodio ho speso soldi inutilmente per acquistare il GPS quassiure, che fra le altre cose i filari non sono nemmeno dritti, quindi voglio... Diciamo che ho mandato all'aria, ho speso inutilmente con 15.000 euro. Oh, caspiterino, Gaia, spero che non ti sia fatta niente di grave. Sciami se... L'importante è che non hai preso la porta con il mignolino. Altrimenti là veramente cadono tutti i muri. Come è capitato a me quest'estate, che sono stato con il mignolozzo gonfio, perché fortunatamente
diciamo così, si è divaricato vicino al piede del letto, piano piano, e sono stato una ventina di giorni che di tozzo non serviva. Poi piano piano la situazione si è ripristinata. Povera Gaia. Dai Gaia, che ti passa? Oppla, ma mi ribaltavo. Oppala! E per Gaia, ip ip ip, urra! E per Marco Sfizietto, ip ip, urra! E per il nostro Morenoschi, ipopo, scivola! Nel dubbio scivola, scivoletta! Andiamo avanti con i travoletti. Meglio la tringe, voglio. Decisamente meglio. Vediamo poi nel prossimo corso. Quindi io di là, in effetti, non so perché, ma me l'ha fatto lavorare il terreno. Appena messe, appena piantate, ha funzionato. Poi la risciatura non ha fatto più l'effetto desiderato. A Mongiato ci devi credere. Titi. Tutto a posto, tutto a posto. Spero lo stesso di te. Marco, voglio che stai buona. Thank you, Marco. Naturalmente approfitto anche per salutare la nostra guerriera underscore GG, ragazzi, che naturalmente vi consiglio di andare a visitare il suo canale Twitch e YouTube. Attivate le notifiche, spolliciate, mi raccomando, sotto i suoi video, e come dico sempre, fate i bravi. E se vi iscrivete al suo canale perché avete sentito questo messaggio promozionale, mandatele i miei saluti. E tuzzi, ho tozzato un bel palozzo. E questi sono di acciaio, questi pali, altro che legna. Oh, comunque, bravi, bravi, bravi. Sto facendo una mezza, però l'attrezzatura forse vale. Oh. Voilà. E voilà. Oh, un po' di lagatine scivole sempre. Ah sì, perché la tua monte ha fatto l'autosalvataggio. C'è e vai. Comunque è una mod questa qui che fa l'autosalvataggio, che trovate nel mod hub ufficiale. Si chiama Save Game. C'ha il come icona, c'ha il floppy disk. Per chi non sa cos'è floppy disk, digitate su Google floppy disk e trovate un'icona. E quell'icona praticamente è questa mod che ogni volta che dovete fare il salvataggio, ovviamente è solo PC, ogni volta che dovete far fare l'autosalvataggio non dovrete e non dovete più uscire dal gioco, ma lui automaticamente ogni tempo che voi avete impostato per il salvataggio automatico nel gioco ve lo farà fare automaticamente. Quindi quando vedete che laggiccia un pochettino è perché vuol dire che vi sta salvando la partita di pallone. Perché una volta non mi porti a Saint-Tropez, sta coppietta marrachia, si dice che s'hanno portato puro caffè. Quattro scatole a Sandrope. A Torre de Greco. Chi è che conosce Torre de Greco? Alzate le mani. Ci sta zio Pasquale. Anzi, io veramente c'è zio Gigino. Che saluto naturalmente il mitico zio Gigino. Ciao zio Gigino. Sì, cara Gaia, ma anche i CD, anche i CD a quanto pare
sono cose vecchiotte, ma anche gli LP, i vinili. What is vinile? Il disco quello che quando lo metti, quando sale la puntina fa... Il vinile, ragazzi. Il 35 giri, 45 giri e 75 giri. E gira gira l'elica, romba il moto, viva la nostra Gaia che ci porta dal dottor... Viva la nostra Gaia che ci porta un po' di buon umor. E con la Gaia ci divertiamo, fa le battute e noi ci scoppisciamo. Ok, Morino, vai tranquillo, non ti preoccupare, grazie a te. Naturalmente, per essere passato a salutarmi, ti faccio una bella scuccatella di mani. E voglio, naturalmente, vi invito a passare nel canale del nostro Morino e Tuz. E Tuz, attivate le notifiche, mi raccomando, iscrivetevi al canale suo, ma anche al mio, se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, salutatelo da parte mia, thank you so much. Oh, allora, detto questo, continuiamo la nostra situazione. Ci abbiamo un bel po' di cose c'è da fare. Quindi, ragazzuoli, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo rimosso un po' di... Abbiamo acquistato il nostro primo merlo in assoluto per me, nella mia esperienza di farming. Abbiamo, ovviamente, abbiamo visto che il Turbo Star di Peppe 978 ci permette anche un attimino di poter posizionare i pallet in maniera decente, quindi diciamo che è quasi autocaricante. Poi c'è una mod che è l'Universal, si chiama Universal Autoload, che naturalmente sto utilizzando in questa serie, più naturalmente altre mod che non trovate purtroppo nel mod hub ufficiale, ma per chi è interessato, come sempre nella descrizione del video trovate il link su YouTube, ovviamente. E ovviamente vi ricordo che se volete acquistare il cibo biologico al 100% cibo italiano, vi consiglio di acquistare e di visitare il sito internet www.ipianibio.it www.ipianibio.it. Acquistate con fiducia, ragazzuoli, perché praticamente acquistate il vero cibo biologico italiano. Sono quasi 23. Ah, ma sei una giovincella. Ti avrei dato molto meno, lo sai? Ti avrei dato giusto 18 anni. Sei proprio una giovincella, sei. Ah, la fascia del bicarbonato ti sotti. Una signorina. Oui, signori, buongiorno. Anzi, buonasera signorina, scusate, c'è da spostare una macchina. Chi sposta la macchina? La nostra Gaia o il nostro... Marco Schwizziet, ja, hier die Leute, die Faschpostare Traktoren, an nostro Morenen, ja. E poi ci facciamo mettere anche un poco di nafta, ovvero di diesel, di carburanten. Wunderbaren, wunderbaren, ja. Ja, ja, ja. Ma dove vai?
Ma cosa fai, Gaia? Va alla scuola, guida la nostra Gaia. Ci fa divertire con le battute, ci fa scombisciare dalle iris. E Gaia di qua, e Gaia di là, e tuzze, 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 e Gaia le ali. Grazie, Gaia. Meno male che ci stai, ma che almeno... Fai l'animatrice del canale. E a proposito di animatrici, saluto Golf Indian, November, Echo, Victor, Romeo, Alfa. Un bacione, cara. Fatti sentire. E tuz e tuz. Oh. Comunque mi sa che questa struttura qua ci farà guadagnare un bel po' di soldini, eh? Ci sarà tanto da fare, voglio, però, qua ci divertiremo in queste vigne, zappa vigne. Mi piacciono e l'uva rossi, bianchi e verdoni. E sta vigna è storta. Essere o non essere, questo è il problema. È meglio prendere un attrezzo più grande e incastrarsi, oppure prendere un attrezzino leggermente sottoridotto, cioè sopra, e fare le cose lisce lisce. Eh sì, Gaia, ma tu sei la nostra super mascotte ufficiale. Oppala! Sei una di quelle persone che sei praticamente. Sei insostituibile. E approfitto anche per salutare la mitica Eliza, un'altra carissima amica del canale, nonché una moderatrice, naturalmente. Che è la figlia del mitico Maurizio Max. Avash e vai. La nostra mitica Gaia. Ragazzi, quando Gaia non c'è, si sente. Ci viene l'appocondria, la malinguniglia. Invece quando c'è Gaia ci fa... È come tiramisù. Più la mandi giù e più ti tira su. Oh, qua ci stiamo ingastrendo però, eh. Mamma mia, vai. Qui ho messo una mod che dovrebbe farci raddoppiare il raccolto dell'uva. E perché qua ovviamente dobbiamo... In questa azienda qui noi andremo a produrre prettamente il succo d'uva o il vino. Mentre invece nella produzione normale... Andremo a produrre l'uvetta che naturalmente ci serve per andare a produrre i cereali, e quindi abbiamo un pochettino differito le due produzioni, e quindi poi prossimamente ci sarà un'altra situazione caruccia che non vi spoilerò, ma comunque vi invito vivamente ad iscrivervi al canale osso, perché lo saprete soltanto direttamente nel canale osso. E ovviamente, amici streamer, se avete bisogno come sempre di qualsiasi consiglio o un come dire, un'opinione che non sia solo, come dire, che sia obiettiva, naturalmente resto a vostra completa disposizione. Ovviamente, se siete magari di una categoria un po' più grande, non vi preoccupate che ovviamente sarò molto ma molto discreto, quindi non andrò a spiattellare in giro che magari un big ma contattato, quindi non vi preoccupate,
Allora, questo però ha saltato un sacco di cose. Molte cose. Allora, questo devo andare un po' più in sotto, mi sa. Beh, diciamo che fondamental monto, tutto sommato. Oggi, grazie al Merlo, abbiamo scoperto anche la praticità di come sia bello anche non utilizzare sempre l'autoload, ma fare un po', essere un po' più simulativi, come giustamente ha sempre detto il gran maestro Jason Farmer, che naturalmente saluto e ringrazio, e gli facciamo anche un bel applauso. Dicevo che lui diceva che ovviamente bisogna essere i più simulativi possibili, ed effettivamente, ragazzuoli, prima d'ora non avevo mai utilizzato un caricatore pinza telescopica, pardon, e adesso invece che l'ho utilizzata mi sono reso conto che mi sono perso veramente il meglio che c'era, perché effettivamente Jason c'aveva ragione. Allora, questo attrezzino qua l'ho noleggiato, giusto? Vediamo un attimo una cosa. Allora, se non ricordo male, questo mi pare di l'ho noleggiato. E infatti, ok, quindi direi che questo è un altro attrezzo che dobbiamo assolutamente acquistare. La trinciatrice. Magari noi prenderemo una da un metro e mezzo, perché ci permetterà di essere un po' più veloci, e ci abbiamo anche circa mezzo metro, caro Marco. E no, purtroppo no, perché sto un poco, diciamo, un po' più casalingo oggi, e quindi mi devo mettere un po' piazzato meglio. E poi prossimamente, naturalmente, con il corpo e con la mente, rimettiamo la samente della webcam. Cam cavallo che l'erba cresce. Gigi. Ma che fa? Non sta... Oh, che ha fatto? Non trince, no, sta trinciando, fammi vedere. Sì, ha trinciato, ha trincision. Allora, no, diciamo che la capigliatura non è proprio in massimo, e quindi diciamo che sono poco presentabile. Ecco qua, abbiamo anche fatto un po' di pubblicità al canale della nostra corriera. Naturalmente, amici di Twitch e di YouTube, come sempre vi invito a passare anche nel canale della nostra corriera _GG, a seguirla, attivate le notifiche, mi raccomando, e soprattutto se vi iscrivete al suo canale, perché avete sentito, avete ascoltato il suggerimento da sottoscritto, mi raccomando, portatele i miei saluti, e come dico sempre, fate i bravi. Così come vi consiglio di iscrivervi anche nel canale di un altro paio di amiche streamer, insieme alla nostra Gaia Case. Vi suggerisco, Marco Sfizietto sta sostenendo il canale, grazie di cuore, thanks for the sub. Ui, Marco, grazie mille. Marco, grazie. Grazie. Voglio, ci vuole una bella scuccatella di mani. Voglio, e senza volerlo, Marco ha fatto funzionare pure sono partiti tutti i sound alert. Wow, grandissimo, Marco, grazie. Grazie veramente per il supporto, caro Marco. Thank you so much, my friend.
Oh, Wagyu. Grazie, grazie, grazie. Grazie anche a tutti voi, naturalmente, passate anche soltanto a salutare, perché voi sapete bene che per me il rapporto interpersonale e umano è la prima cosa, quindi mi fa anche piacere, seppure fate come a volte faccio anch'io con gli amici streamer, ma anche in altri canali, li passo a salutare, quindi è la stima che mi dimostrate, e il nostro Marco insieme a tanti altri amici ed amiche naturalmente sono sempre presenti quando possono, quindi grazie ancora Marco, naturalmente. Thank you so much. E Marco Sfizietto, la 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 la, Marco Sfizietto, la 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 la, Marco Sfizietto, tu sei grande Ale. E se ne va il tratturiello, se ne va. Sei incastrato. Sei incastration. Annacciava, mi sa che qualcosina me la faccio off camera, ragazzuoli. Sì, perché mi rendo conto che è noioso qua. Andiamo un po', adesso che poi quando andiamo a raccogliere ci divertiamo. Dovrei raccogliere il doppio con la mod double, com'era, healed, comunque la mod che ho utilizzato nello scorso episodio. Amici di YouTube, naturalmente, se non l'avete visto vi invito a farlo. Naturalmente amici di Twitch, lo trovate nei video che ho postato. E approfitto anche per salutare e ringraziare tutti coloro che guardano i miei video. And so I was forgetting to say thank you so much to peoples, all the peoples that are watching my contents, my videos. To you, thank you so much everyone. I hope you will enjoy, I hope that you are enjoying my contents. Let me know, and don't forget to leave a like, follow the channel, and don't forget to type a message down below. Thank you so much everyone, thank you, merci beaucoup à tous. Aux amis qui suivent mes canaux sociaux, merci à vous tous que vous regardez mes vidéos. N'oubliez pas de laisser un j'aime, comme ça dit en français, sous la vidéo. Naturellement, j'attends vos commentaires sous la vidéo. Et voilà, merci beaucoup. Thank you so much. Oh, qua, questa è la terra dove i corvi nascono dal terreno e non nascono in cielo. Marco Sfizietto, la 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 la, con la nostra Gaia, la 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 la, e Morenoschi, tuzzi e tuzzi Ali. Oh yes. Oppla, facciamo un po' di ASMR. Thank you so much everyone. Thank you. My friend. Oppala. Dai che ci facciamo quest'altra sponda del filare, poi ci congediamo naturalmente. Amici ed amiche, naturalmente io vi ringrazio con il corazon. Muchas gracias. Obrigado. Merci beaucoup. Spasibo. Thank you, my friend. Don't forget to follow me e tutti.
Quindi ragazzuoli, naturalmente ringrazio ancora Jason Farmer, il gran maestro di farming, ancora una volta, caro Jason, perché è stato lui che mi ha consigliato di riportare questa serie qui su Farming 22. Infatti questa serie, in effetti, per chi non lo sapesse, nasce da Caffè in Farm, ovvero una serie di live che ho fatto la domenica mattina, che poi ho, diciamo così, ripreso un po' quel format, quella mappa, e l'ho riportata in auge sul 19. Poi insomma Jason mi ha dato diversi consigli, e quindi se questa serie sta andando bene, è anche merito suo, naturalmente, è anche merito vostro, insomma, che apprezzate questa serie. Allora, ci facciamo quest'ultima linea, poi andiamo a fare una piccola cosa, vediamo se riusciamo a farla al maneggio. Allora, questo ovviamente sta con il... Ragazzi, comunque devo essere sincero, con la mod dei trattori elettrici diventa anche meno stressante per quanto riguarda, anzi meno assordante, perché il motore endotermico effettivamente fa un bel po' di rumore. Pensate adesso che non so quanti minuti sono che sto guidando questo trattoriello ed è abbastanza silenzioso. Questa mod dell'elettrificazione dei mezzi la trovate nei mod hub esterni, nel mod hub esterno Electric Tractors, la trovate, se non erro, in fs22 mods.com, se non ricordo male, ed è un pacchetto bello sostanzioso perché vi permetterà di avere anche qualche trattore grande e una trebbia grande elettrificata, elettrica, e che quindi di conseguenza vi permetterà anche di inquinare un po' meno. Gaspari, carissimo, buon pomeriggio, anzi buonasera caro, è arrivato il nostro Gasparozzo. Da quanto tempo non ti sentivo? Spero tu stia bene e sia stato bene, insomma. Come vedi, mi ricordo anche di te. Ecco qua. Naturalmente, amici ed amiche, vi invito a passare nel canale del nostro Gaspari. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notificazioni. E qui il nostro Gasparozzo si sta dilettando con... com'è che si chiama? Sto shock? Mi sono scordato. Comunque si sta... questo è Gesù. Bom, allora adesso andiamo un attimo al maneggio. Vediamo se riusciamo a fare anche una super surprise. E ci stiamo avviando ovviamente ai titoli di coda. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare sta cosa, altrimenti vediamo eventualmente la rifacciamo, vediamo di trovare una soluzione. Ecco qua. Allora andiamo al maneggio intanto. Oppala, mamma mia, come è andata veloce. Allora il maneggio sta qua, vediamo se riesco a fare questa cosa
spero divertente. Allora, vediamo un po'. Ah, intanto fammi ridare questi indietro, altrimenti ci fanno pagare la penalozza. Allora, costruzioni, decorazioni, se non ricordo male, Lucia, dove sei Lucia? No, non è qua. Altro? Vediamo un po' se riusciamo a trovarle qua, altrimenti sta da qualche altra parte. Queste sono le piscarelle d'acqua, parcheggi, forse non sta nemmeno qua. E io mi sono scordato dove sta. La pubblicità, ok. Ecco qua. Allora, vediamo un po' se ci riusciamo. Forse sì. Forse ci riusciamo. E ragazzi, la serie. Ecco qua. Abbiamo messo anche una bella tabella che naturalmente ci ricorda il nostro piccolo grande eroe di questa serie, il primo nato, che è appunto Etuz. Diamo una spazzolatina nel frattempo e ci avviamo ai titoli di coda. Allora, da dove vi saluto? Vi lascio proprio da qui, dal maneggio che prende il nome del nostro eroe. Facciamo anche una foto, così la pubblichiamo come screenshot, come copertina. E quindi approfitto ancora una volta per ringraziare i moderatori, le moderatrici, gli amici e le amiche del canale e i sostenitori. E con questo approfitto per salutare Moreno, ringrazio Gaia, ringrazio Marco Sfizietto anche per il sostegno al canale. Allora, vediamo un attimino chi altro devo ringraziare. Ma allora, ringrazio e vi ricordo, amici ed amiche, che se volete acquistare il cibo biologico 100% italiano, vi invito a visitare il sito www.ipianibio.it. quindi ringrazio Gaspari. Dovresti vedere se a fianco a segui la campanella te la fa attivare. Ok, buona doccia. Quindi approfitto per salutare e ringraziare Gaspari, ole. Ringrazio Marco Sfizietto, ole. Ringrazio la nostra Gaia, ole. Ringrazio Moreno e Tuz e Tuz. E quindi grazie mille a tutti. Thank you so much. È stato buono, io, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io.
www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.